compatrioti, amici, ascoltatemi e fate silenzio. Credetemi sul mio onore, e onde potermi credere, abbiate fede nel mio onore. Condannatemi con la vostra saggezza, e fate appello alla vostra ragione per meglio giudicarmi. Fece fra voi qualche amico caro a Cesare, che Bruno non amava Cesare meno di lui, e questo amico chiede perché Bruno è andato contro Cesare. Gli risponderò: non è che non amassi Cesare, amavo di più Roma. Cesare mi amava e lo piango. Fu fortunato e ne gioisco. O fare per bambino ucciso. Per la sua amicizia le lacrime, per la sua fortuna la gioia, per la sua valentia la meraviglia, per la sua ambizione e amore. Ecco il corpo,
fate far campoggio. Fate onore al corpo di Madonna. Patrioti, ascoltatemi. Vengo per seppellire, non per lodare Cesare. Il male che fanno gli uomini sopravvive, il bene spesso si seppellisce con le loro ossa. Che così sia per Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso. Se ciò fosse vero sarebbe un grave torto. E permesso di Bruto e degli altri, che Bruto è un uomo rispettabile, tutti sono uomini rispettabili, parlerò ai funerali di Cesare, egli era il mio amico. E Bruto è un uomo rispettabile, ha portato a Roma gran numero di prigionieri, che col riscatto ha riempito d'oro i forzieri dello Stato. O dunque questa l'ambizione di Cesare? Quando i poveri gemevano, Cesare piangeva. L'ambizione veste panni più sontuosi, ciò nonostante Bruto dice che egli era ambizioso, e Bruto è un uomo rispettabile. Voi avete veduto che i Lupercali io gli ho offerto tre volte la corona al regore, e che tre volte l'ha rifiutata. Eppure Bruto dice che egli era ambizioso, e certamente Bruto è un uomo rispettabile. Voi l'avete amato, e non senza ragione, perché ora non piangerlo. Perdonate, il mio cuore è là con Cesare, e devo aspettare che ritorni a me. Non
c'è più nemmeno un miserabile che si degni di fargli onore. O cittadini, se fossi disposto ad eccitare i vostri cori e i vostri spiriti alla rivolta, farei torto a Bruto, a Cassio, che, come voi sapete, sono uomini rispettabili. Ma ecco una pergamena col suggello di Cesare, l'ho trovata nelle sue stanze, sono le sue ultime volontà. Popolo sapesse quello che dice il testamento, non ho intenzione di leggerlo. Tutti vorrebbero baciare le piaghe di Cesare morto e intingere i loro fazzoletti nel suo sangue. Non devo leggervelo, non dovete sapere quanto Cesare vi amava. Voi non siete di pietra, e se udiste il testamento di Cesare lo accendereste di là. E allora che accadrebbe? Abbiate pazienza. Temo di aver fatto torto agli uomini rispettabili che hanno pugnalato Cesare. Volete forzarmi a leggere il testamento? Mettetevi tutti in cerchio intorno alle spoglie di Cesare e lasciate che vi mostri colui che ha scritto il testamento. Conoscete questo mantello? Ricordo la prima volta che Cesare lo indossò, quel giorno che gli aveva vinto i Lusitani. Guardate, qui è penetrato il pugnale di Cassio. Vedete lo scempio che ha fatto l'invidioso Casca. Mi ha colpito l'amatissimo Bruto. Quando ha ritirato la lava maledetta, come ha sgorgato il sangue di Cesare. Voi lo sapete, è stato l'angelo di Cesare, e gli dei sanno quanto egli l'amasse. La sua è stata la più terribile ferita, perché quando il nobile Cesare vide egli lo colpiva
l'ingratitudine più forte nel braccio dei traditori lo ha battuto. O allora che si spezzò il cuore possente, nascondendo la faccia dentro il suo mantello e con tanto sangue il grande Cesare cadeva ai piedi della statua di Pompeo. Ah, ora voi piangete, anime buone, voi piangete alla sola vista del mantello di Cesare. Cittadini, ecco il testamento col suggello di Cesare. Egli dona a ogni cittadino romano 75 dracme. Bellissimo Cesare. I giardini, i suoi boschetti, i suoi orti, al di qua del Tevere, egli li ha lasciati a voi e ai vostri eredi, per sempre, destinandoli alle vostre passeggiate, ai vostri divertimenti. Egli è stato un rispondete direttamente, brevemente, sensatamente, francamente. Che mi
mio nome? Dove vado? Dove abito? Se sono ammogliato, scapolo! Rispondere direttamente, brevemente, sensatamente, francamente. Sensatamente dirò che sono scapolo. È lo stesso che dare decimurene agli uomini ammogliati. Avanti! Direttamente vado ai funerali di Cesare. Come amico o come nemico? Come amico, avanti! Dove abitate? Vicino al Campidoglio. Francamente, francamente. Francamente il mio nome è Cinta. Facciamolo a pezzi, è un cospiratore. Sono Cinta il poeta, Cinta il poeta. Facciamolo a pezzi, nei suoi brutti versi. Non sono Cinta il cospiratore. Non importa, si chiama Cinta. Hey, yeah.
fermano per far lamentare. Marcantonio, daremo noi il segnale della battaglia. No, Cesare, noi risponderemo. Certamente costoro vorrebbero parlarci. Nessuno si muova innanzi al segnale. Le parole prima di colpire. Non è vero, compatriota? Forse, ma noi non diamo, come voi, la preferenza alle parole. Le buone parole valgono più dei cattivi colpi. I cattivi colpi, voi li accompagnate con belle parole. Testimone la ferita che faceste nel cuore di Cesare, gridando saluta lunga vita Cesare. Antonio, la portata dei vostri colpi è ancora sconosciuta, ma le vostre parole rubano il miele alle api del libro. Anche la voce che alle api voi avete preso, anche il ronchio, e prudentemente minacciate prima di fuggere. Miserabili, non avete voi fatto lo stesso quando i vostri pugnali si sono spezzati nei fianchi di Cesare? Voi mostravate i denti come scimmie, strisciavate come serpi e vi prostravate come schiavi baciando i piedi a Cesare, mentre casca questa iena dannata colpiva Cesare le spalle. Adulatori, bruto di loro grazie, la sua lingua non offenderebbe così se qui comandasse Cassio. Andiamo, veniamo ai fatti, già troppo abbiam sudato ed il cimento esige un ardore più vermiglio. La spada contro i cospiratori, quando rientrerà nella guarita, non prima che le 23 ferite di Cesare siano state vendicate, o che un altro Cesare sia caduto sotto la spada dei traditori. Puoi morir per mano d'un traditore, almeno che tu non lo conduca cieco. Così spero, non sono nato per morire dalla spada di Bruto. Gesù, o giovane, fossi più nobile della tua razza, non potresti morire più onoratamente. È indegno d'un tale onore questo adolescente che s'accompagna a l'istrione a un libertino. Sempre il vecchio Cassio. Andiamo, Antonio, ritiriamoci. O traditori, noi vi lanciamo in faccia la nostra sfida. Se oggi osate combattere, pelle del campo, altrimenti quanto meglio vi piacerò. Che
Amico, vieni al sole.
dalla mia spada, io posso gettarmi sulla lava. Questo non è l'ufficio ad un amico. Compatrioti, sono felice di pensare che in tutta la vita non ho trovato un uomo che mi sia rimasto fedele. Gettarmici sopra, dammi prima la tua mano. Addio, mostratore Cesare, ora puoi riposare tranquillo, che gli ho ucciso con tanto ardore.